Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e oggi ti voglio presentare Villa FA con infissi in alluminio a Ravenna. E in questo caso studio abbiamo lavorato con il sistema Bisacchi e andremo a analizzare tutte le varie problematiche che abbiamo incontrato e come le abbiamo risolte. E Villa LA è un progetto al quale gli architetti hanno voluto dare questa impronta compatta e moderna, e guardando le foto del risultato finale puoi vedere che sono riusciti a farlo, ma per riuscire a ottenerlo abbiamo dovuto affrontare delle sfide, in particolar modo la realizzazione di una grandissima vetrata scorrevole di 4 metri per 4 metri e mezzo di altezza, l'integrazione delle zanzariere e la risoluzione dei ponti termici. E puoi leggere l'articolo o guardare un po' di foto in questo video per renderti conto di come abbiamo superato questi problemi. In particolar modo in questa vetrata scorrevole di grandi dimensioni abbiamo dovuto creare una trave centrale in acciaio a taglio termico per non creare problemi di muffa e di condensa, che divideva lo scorrevole nella parte bassa dai vetri fissi nella parte superiore. Poi siamo riusciti a integrare delle zanzariere praticamente con telaio molto sottile con pannello scorrevole, in modo che potessimo avere una protezione per zanzare, per mosche che nelle campagne lì del Ravennate sono presenti in maniera anche abbastanza efficace, e se, nonostante le dimensioni, sì, perché cosa succede? Quando si fanno finestre di dimensioni così grandi, le zanzariere hanno dei limiti e spesso questi limiti non consentono di poter realizzare. Tramite questo telaio sottile e scorrevole siamo riusciti appunto a ottenere questo effetto di zanzariera che si va a integrare bene con la vetrata senza danneggiare l'estetica. Mentre in tutte le altre vetrate, perché qui ogni camera da letto, sia la padronale sia quella dei bimbi, gode di una finestra scorrevole con vista sulle campagne ravennate, in queste finestre scorrevoli che sono di dimensioni più normali, perché parliamo di 2,5 metri, di 3 metri, abbiamo integrato una zanzariera questa volta avvolgibile laterale. E in tutte queste finestre abbiamo realizzato dei controtelai termici monoblocco in modo da eliminare tutti i ponti termici dei pilastri di cemento armato presenti nell'abitazione, e inoltre siamo riusciti ad integrare le tapparelle avvolgibili nel cassonetto scomparsa. Praticamente quando io guardo l'infisso dalla parte interna lo vedo una cornice come un quadro senza nessun cassonetto, senza nessuna impedimento al godere della vista della finestra come deve essere, come un quadro, perché poi attorno a questa villa c'è una campagna molto bella da vedere. E però cosa succede? Quando ottieni questi risultati devi stare attento anche alla manutenzione. In Villa FA siamo riusciti a ottenere un'ispezione per le tapparelle nella parte inferiore esterna in modo da non danneggiare l'estetica, ma di poter appunto rendere accessibile la tapparella, perché una tapparella si può rompere, può essere danneggiata in un tentativo di effrazione, si può bruciare un motore anche dopo 10 anni, 20 anni, non sono eterni comunque come tutte le cose nel mondo dell'edilizia. Quindi questa ispezione consente appunto di andare a riparare. Poi tutte le chiusure oscuranti, ovvero le tapparelle elettriche, sono state collegate all'impianto domotico, dove Alessandro con un semplice dito può alzare ad abbassare tutte le tapparelle elettriche. E come infisso invece abbiamo scelto un infisso in alluminio colore bianco, minimale, sottile, perché quando si vanno in aperture così grandi e in una casa così moderna è uno dei serramenti che si sposa in modo migliore sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del design. E Alessandro ne sa qualcosa perché ci ha lasciato una recensione con 3 parole, come dice mio babbo, breve e conciso, però di tanto significato, perché c'è scritto molto soddisfatto, professionalità e qualità al top. Per Alessandro abbiamo realizzato anche le porte interne, le porte garage, un po' tutto. Puoi vedere nell'articolo tutte le varie fasi di lavorazione e anche 2 disegni tecnici del monoblocco termoisolato di come l'abbiamo realizzato. Ciao e al prossimo video!